Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Ci focalizziamo sul campionato e sul weekend calcistico che ha regalato spunti interessanti. Andiamo subito ad iniziare la serie dei collegamenti e salutiamo Massimo Morales. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera Lorenzo, salve a tutti. Parliamo dell'Inter, bloccata ieri dalla Napoli, il KO contro l'Atletico Madrid in Champions. Secondo te ha pesato? Ci sono stati degli strascichi nella partita di ieri? Ma sì, se non altro perché comunque era stata una partita lunga, finita ai rigori, quindi comunque anche fisicamente devi un po' recuperare, ma soprattutto mentalmente non è che i ragazzi poi sono dei robot che in poco tempo riescono di nuovo a resettare tutto quello che è successo, anche perché si è trattata di una diciamo eliminazione forse inaspettata da parte dei nerazzurri, quindi ci può stare. Poi giochi contro una squadra è campione d'Italia, anche se in un anno travagliato, quindi un pareggio può andare bene, diciamo così, dai. Ecco, nell'analisi invece dei singoli dell'Inter, Thuram e Reduce sì, da una stagione assolutamente positiva, anche al di sopra delle aspettative, però in questo momento sta vivendo una fase di appannamento. Sì, anche perché credo che abbia tirato un po' troppo la corda, nel senso che non ha avuto veri e propri periodi di riposo, perché sia Arnautovic un po' per gli infortuni che Alexis Sanchez non è che gli abbiano dato troppo cambio durante la stagione, e secondo me sta pagando un po' questo Thuram, un po' appannato, un po' manca un po' di brillantezza, siamo sul finale della stagione, secondo me andava forse centellinato un po', però ripeto, a Simone Inzaghi sono mancati poi i cambi lì davanti, e questo poi alla lunga un pochino lo paghi. Senti, ieri, restando su questa partita, grave episodio che ha coinvolto Acerbi, insulto razzista a Juan Jesus, anche se poi c'è stato un chiarimento tra i due, resta il fatto che questo è un episodio da condannare, rischia addirittura 10 giornate di squalifica. Acerbi è stato escluso dalla nazionale, c'è stato anche un comunicato da parte dell'Inter che vuol confrontarsi con il giocatore per capire ancora meglio come siano andate le cose, però ecco, c'è questa macchia. Sì, probabilmente l'epiteto di Acerbi non è razzista, è il momento della gara che tu sei sotto pressione, sotto tensione e dici una parolaccia, poteva essere anche un'altra magari, ma in quel momento gli è uscita quella. Non voglio pensare che Acerbi, ma non credo che sia razzista, poi non so, non lo conosco, ma non credo proprio. Il fatto è che è chiaro che è un episodio grave, bisogna anche dare un po' l'esempio e da qualche parte devi iniziare, devi anche punire, devi dare l'esclusione nazionale, va bene, però adesso diciamo che non diamo una pena eccessiva a un ragazzo che comunque ha dimostrato sempre di essere corretto tutto sommato, quindi giusta il fatto l'esclusione, magari delle giornate di squalifica può servire da esempio. Però secondo me bisogna fare altro per educare, perché poi dopo capiterà sempre il giocatore che magari sotto lo stress e con carenze di magnesio, perché hai sudato molto, diciamo così, ti viene fuori una frase, ti viene fuori una, ti si chiude la vena, no? Come è capitato, sì, ad Aversa, no, da allenatore nell'altra occasione a Lecce. Quindi secondo me bisogna fare un po' di, investire un po' di più a livello di federazione e di Lega e di tutti, per educare e per sensibilizzare anche gli atleti a questo modo di fare. Tornando invece al campo, il Napoli di Calzone, lo dicevi anche poco fa, ha fatto vedere di essere una squadra propositiva, una squadra che gioca anche molto meglio rispetto a buona parte della stagione in corso e ci crede adesso, ci crede di più. Ma ci crede, però secondo me i punti di distacco dalla Champions sono tanti, poi ci sono squadre davanti, sì, la Juve ha un momento di flessione, però Milan ha ripreso a correre, la Roma ha ripreso a correre bene, il Bologna non ne parliamo, quindi io credo, e poi anche l'Atalanta, la Fiorentina, voglio dire, non sarà facile spodestare una di queste per raggiungere un posto europeo. Diciamo che il Napoli paga il periodo intermedio tra Garcia e Calzona, perché poi Mazzarri è quello che ha fatto meno punti, mi pare, sì, mentre Garcia e Calzona più o meno gli stessi punti, e quindi adesso sarà complicato. Poi il Napoli è una squadra forte, è una buona rosa, Calzona la sta gestendo bene o male, insomma al meglio, è ritornato a giocare come, almeno come modulo, come idea, al calcio si rifà, al calcio di Spalletti,
e che questo poi è stato l'equivoco principale perché i primi due allenatori avevano idee calcistiche completamente diverse da quella che in origine è il Napoli e come era stato costruito. E il Napoli comunque in questo momento sembra voler fare la corsa sul quinto posto, che potrebbe voler dire Champions, però insomma, sono 6 punti di distacco È dalla Roma. difficile, è difficile, è difficile perché, ripeto, in questo momento le altre stanno correndo. Se il Napoli continuerà a correre fino alla fine, ed è da vedere, però poi deve mollare una di queste che sta davanti. Può capitare, abbiamo visto tante cose nel calcio, nel nostro campionato. Un campionato aperto è bello, avvincente, sia in questa fase, in questa zona, che poi nella zona salvezza. E no, è un'impresa, se Calzona la compie, lui e i suoi giocatori, sarà un'impresa. La Roma comunque vince anche stringendo i denti, come è successo ieri contro il Sassuolo, una vittoria di misura, però che conta tanto. Sì, ha fatto un po' la grande squadra, no? Che dopo una serie di grandi partite, grandi vittorie, è riuscita a portare a casa anche il risultato, tra virgolette, sporco, no? In virtù di una qualità superiore e di una mentalità che secondo me De Rossi ha risvegliato. La mentalità la Roma ce l'aveva anche prima con Mourinho, nelle stagioni precedenti, poi quest'anno si era un po' persa, adesso con De Rossi si è rivitalizzata, ripeto, dal punto di vista mentale. La rosa per me resta una delle migliori del campionato. È una squadra forte, al netto poi di infortuni, di Dybala che c'è, non c'è, però sta dimostrando De Rossi che sta dando gli input giusti alla sua squadra, gli input sono recepiti e quindi porta a casa anche la qualificazione a Brighton, è andata lì a fare una partita sì, subendo però in maniera intelligente, in maniera controllata. Questo da, diciamo, da segno di maturità della squadra. Per quanto riguarda il Sassuolo, è comunque vivo con Ballardini alla guida, c'è questa sensazione che possa giocarsela fino alla fine. Sì, il problema con Dionisi è stato Dionisi, secondo me, è un ottimo allenatore che sicuramente avrà occasione di mostrarlo, però poi a volte quando c'è un trend negativo non c'è qualità nell'allenatore che tenga, c'è bisogno di un cambio, purtroppo è così. Sono le dinamiche di una squadra di calcio. Ballardini avrà riportato dentro un po' di serenità, un po' di convinzione in più. I ragazzi prima sembravano ormai quasi rassegnati che le cose stessero andando male. Adesso è una squadra viva che combatte. E non ci dimentichiamo però che Dionisi ha dovuto rinunciare a Berardi per tanto tempo. E adesso anche Ballardini dovrà rinunciare a lui. Quindi se ne sono fatti una ragione, probabilmente no, dobbiamo farcela senza di lui. E sì, è vivo sicuramente. Poi mi sembra un po' meglio come squadra rispetto ad altre candidate alla retrocessione. Il Frosinone, al di là della qualità del gioco che si fa apprezzare, però rischia, in questo momento è terz'ultimo. Ma il Frosinone aveva fatto una gran bella prima parte di stagione, diciamo così. Però per salvarti hai bisogno di una solidità difensiva differente da quella che ha la squadra di Francesco. Francesco è un allenatore che io ho apprezzato moltissimo, ho continuato ad apprezzarlo, aveva fatto vedere belle cose, poi si era incartato per una serie di vicissitudini, magari non dipendenti da lui, però questa salvezza per lui è anche decisiva a livello di carriera, secondo me, dimostrare di poter salvare una squadra come il Frosinone, che non è una grande squadra. Sarebbe importantissimo, però ripeto, io nel mio piccolo un po' di salvezza me ne intendo. La solidità difensiva è la base sulla quale tu parti per salvare una squadra che è inferiore alle altre sulla carta. E questa solidità difensiva è mancata, fondamentalmente è mancato quello, perché poi il Frosinone gioca bene, gioca benissimo. Però il calcio è uno sport a punti e non uno sport a estetica. Se vogliamo, e quindi giocare bene è una parte del gioco del calcio, però poi non incassare gol è importante. E il Frosinone pare che questa cosa non la sappia fare, cioè quella di difendersi bene. E poi ci sono tanti giovani che, seppur interessanti, probabilmente possono rappresentare un freno, no? Un limite in questa corsa alla salvezza quando c'è da lottare proprio con le unghie e con i denti per rimanere in Serie A. Ma per citare un vecchio maestro, il Trapp, diceva sempre: i giovani ti possono dare tanto, ma ti possono togliere anche tanto durante la stagione. Perché è proprio quello, no? Il ragazzo giovane ancora non ha raggiunto un livello, diciamo, di continuità nel suo rendimento. Non è colpa di nessuno, è così, no? In tutti i settori, quindi della vita. Quindi è chiaro che giovani talentuosi magari affrontano un momento di calo di forma, piuttosto anche
inizia a subentrare un po' la paura di non farcela, non sono abituati a lottare per la retrocessione e tante altre cose. Per questo dico, partire da una base, migliorare la fase difensiva, e ci sono ancora tante partite da giocare, no? Puntare un po' l'accento non solo sul costruire, su creare azioni, perché poi, ripeto, la filosofia dell'allenatore sì, è importante, però poi alla fine sono i risultati che contano, e quindi se tu hai giocato bene, hai fatto una bella stagione, e poi alla fine retrocedi, non te ne entra in tasca nulla. Eh sì. Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona serata. Buona serata a voi, ciao Lorenzo, ciao. Diamo adesso il benvenuto a Rosario Rampanti. Ciao Rosario. Ciao, ciao. Parliamo subito del Torino con te da ex Granata, da grande ex Granata. Un Torino reduce dalla vittoria contro l'Udinese. Può crederci davvero la squadra di Juric all'Europa? È stata una vittoria squillante, direi, e quindi fa ben sperare, soprattutto perché si sono visti dei giocatori, degli uomini veramente in forma. Parlo di 4-5 giocatori che secondo me, se ne aggiungesse qualcun altro, allora potrebbe veramente farcela. Naturalmente devono mantenere questo rendimento che hanno avuto in questa partita, parlo di Buongiorno, di Bellanova, di Zapata. La novità è Ginetis, il giovane Ginetis che si sta imponendo alla grande. Ti dirò che anche quel nuovo acquisto, Orecheke, che mi sembra che si chiami, Okereke. Orecheke, lui è stato bravo perché si è inserito subito bene. Ho visto un bel accordo che c'è in campo fra lui e Zapata. E quindi, sai, con tutte queste cose in positivo. Se ci fosse una continuità di rendimento, naturalmente se ne aggiungesse qualcun altro, il Torino potrebbe anche farcela. Bisogna vedere questa interruzione della pausa nazionale, sai, non fa mai bene una pausa quando le cose, se giochi bene vinci fuori casa, se interrompi potrebbe essere un danno. Comunque, staremo a vedere. Ecco, parlavi di Zapata che si conferma bomber, è arrivato a quota 10 reti e una bella risposta da parte sua a chi sosteneva che fosse ormai sul viale del tramonto, che potesse essere condizionato dai problemi fisici. Sì, bravo. Zapata, sai, l'altro anno aveva fatto solamente 2 gol, eh. Era stato veramente martoriato da problemi fisici. Quest'anno qui sembra rinato e quindi anche qui si conferma che il Torino ha fatto una buona operazione con lui. Adesso si vedrà poi a fine campionato se ritorna là oppure rimane qua. Però è un giocatore veramente importante in una squadra quando rende così, perché di testa è fortissimo. E poi, sai, difende bene la palla, c'ha quel fisico possente che è difficile da spostare. È un giocatore che in attacco si fa veramente sentire tanto ed è importante per una squadra averlo alle proprie fila. Prima parlavi di Gineitis e anche di Okereke, insomma, nel Torino ci sono giocatori che possono rappresentare, tra virgolette, la benzina giusta per affrontare questo finale di stagione con lo sprint necessario. Guarda, qui io ogni tanto avevo fischiato qualche volta all'inizio Bagnati, ha fatto questa operazione Okereke e questa è una buona operazione. Ha preso questi giocatori a gennaio che si sono rivelati tutti positivi, no? E poi la grande novità è Ginetis, che non l'ha preso naturalmente lui, ma è un giocatore che viene dal settore giovanile, giocava nella primavera. E sta diventando un giocatore importante perché ha gran fisico, visione di gioco, contrasta, ha un bel tiro, quindi non è stato ancora messo in evidenza, ma lui si farà vedere anche questo. Al contrario di tanti giocatori, è un centrocampista che tira anche da lontano, perché in primavera faceva anche gol così, e quindi è un giocatore che si sta rendendo come i migliori nella squadra. E lì, se continua in questo modo, il Torino si ritroverà un giocatore importante, come si è ritrovato Buongiorno. Buongiorno ormai è veramente un giocatore bravo, bravo, che si è meritato la nazionale e ti dirò che diventerà fisso, titolare fisso in nazionale e anche di più. Ti chiedo anche della Juventus, che è in una situazione sempre più delicata, ora è al terzo posto in classifica e c'è nervosismo da parte di Allegri anche nel rispondere alle domande del post-gara ieri, dopo il pareggio contro il Genoa, insomma, ha manifestato un po' di risentimento di fronte a certe domande. Sai, qui mi sembra cambiato il vento.
mi sembra la fine di un'epoca. C'è tutto in questa Juventus che non va bene. C'è la Fiat che non è più Fiat, c'è i superiori che sono inquisiti. È tutto un complesso di cose che hai un bel dire, ma pesano sulla società di calcio, pesano sull'allenatore, pesano sulla squadra. È difficile riuscire a entrare in campo a mente serena, parlo dei giocatori, ma soprattutto della dirigenza, dell'allenatore. Hanno una cappa sopra di loro che gli impedisce di essere sereni e scendere in campo con quella tranquillità e quella consapevolezza che ci vuole quando affronti poi gli avversari. Galeone, che da sempre molto vicino ad Allegri, ha sostenuto che, a parte la Juventus, lo vedrebbe bene al Liverpool o allo United, perché chiaramente insomma, adesso si inizia ad affrontare il periodo critico, decisivo per il futuro di Allegri, se potrà ancora sedersi sulla panchina della Juventus o no. Allegri che siamo, noi poveri mortali a giudicare uno come Allegri che ha vinto tanti tanti scudetti di fila la Juventus, è un allenatore che sarà sicuramente ambito da altre squadre. Fa bene, secondo me, farebbe bene, secondo me, a prendersi un attimo di pausa e poi rigenerarsi e andare in una grande squadra, perché le grandi squadre lo vorranno sicuramente. L'Inghilterra, secondo me, sarebbe proprio il campionato adatto per lui. Ha ragione Galeone in questo senso. Senti, invece parlando sempre di allenatori, che cosa pensi della Lazio che è stata affidata a Tudor? Tudor che conosce molto bene il nostro campionato per averlo affrontato da calciatore e anche da allenatore. Però ecco, questa mossa di Lotito di affidarla a Tudor, come la vedi, passando proprio da Sarri a un allenatore diverso come Tudor? Beh, intanto un allenatore più giovane, intanto può portare anche con la sua presenza, col suo carisma, questo Tudor che ha fatto molto bene dove è andato, può portare tranquillità, può portare un po' di pace in quell'ambiente che è molto agitato. Certo, questi problemi che sono sorti con Sarri e con la società saranno difficili da smaltire, però io credo che sia la persona adatta per portare al giusto traguardo la Lazio. Bisognerebbe vedere all'inizio, c'è giusto questa pausa nazionale per poter lavorare in pace. Io credo che si farà trovare pronta la squadra all'inizio del campionato dopo la sosta nazionale. Certo che comunque è difficile per la Lazio risalire sensibilmente in classifica, cercare di posizionarsi magari anche al quinto posto, che potrebbe voler dire Champions. La distanza è abbastanza ampia. Io penso che ormai in quelle posizioni non arriverà il Champions, però penso che si qualificherà sicuramente nelle altre posizioni per giocare poi le coppe europee. Eh sì, poi bisognerà vedere anche quale sarà il sentimento generale della squadra, no? Perché comunque è stata in qualche modo colpevolizzata, diciamo così, da Sarri che ha sostenuto di essersi sentito tradito da una parte del gruppo. A questo punto, ecco, tanti giocatori dovranno dare delle risposte, dovranno in qualche modo anche far vedere che tengono alla maglia la Lazio e che vogliono centrare qualche obiettivo. Guarda, Sarri è un ripetente in questo senso, perché anche la Juventus ebbe dei problemi seri con i giocatori e si era percepito anche da fuori, vedendo certe scene di giubilo da parte dei giocatori e lui da un'altra parte. E, comunque, ha ripetuto l'errore, non si sa di chi sia l'errore dei giocatori o suo, però. In questi due ultimi casi sono stati eclatanti per lui. Non ha legato con i giocatori. All'inizio sì, poi a un certo punto si è lasciato di brutto alla Juventus, si lascia di brutto anche da questa parte. E quindi anche lui comunque con la posizione, col nome che si è fatto, con le capacità che ha dimostrato, insomma, non avrà problemi in futuro a trovare un accasamento che gli competerà. Grazie a Rosario Rampanti, buona serata. Dunque, Ciao, arrivederci. siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.